Eccoci qua alla Biblioteca Marciana, dove si è inaugurata una mostra sulle mude, sui rapporti del commercio delle spezie e non solo verso l'Inghilterra, paesi del nord, le mude di Fiandra. E qua abbiamo una bella carta. La dottoressa Paola Benussi ci racconta di che cosa si parla con questa carta dell'Inghilterra. Sì, questa è una immagine introduttiva per capire geograficamente dove siamo, ma soprattutto per mostrare anche uno dei più famosi atlanti seicenteschi, uno dei primi in cui si mostra tutta la coreografia dell'Europa insieme. E partendo da queste immagini poi ci si introduce più nel tema della nostra mostra, che è dei rapporti a partire da quelli diplomatici e commerciali fino proprio ai rapporti mercantili, economici, soprattutto degli aspetti alimentari. E qua nell'altra bacheca abbiamo un documento molto interessante di Elisabetta prima, sì, Inghilterra. È un autografo scritto dalla cancelleria in lingua italiana, perché la sovrana conosceva perfettamente l'italiano, lo parlava correntemente. E non solo. Non solo, era una delle lingue che conosceva, delle numerose lingue che conosceva, e sottoscritto è autografo Elisabetta Regina. È anche perfettamente in tema con la nostra mostra, perché è una protesta della sovrana, in forma molto garbata ma anche ferma, per l'imposizione del dazio sull'uva passa, che è una delle merci più ambite e più trafficate tra Venezia e Inghilterra. Dunque, l'uva passa che veniva da Cavia, dalle Isole Ionie. E nell'altra bacheca invece un documento. Abbiamo anche due sovrani, Enrico VIII, e questo documento più piccolino con il sigillo, e Enrico VIII non ha bisogno di presentazioni, e invece l'altro Giacomo I, il successore, primo re d'Inghilterra, successore di Elisabetta I, è un documento che ha a che fare proprio con rapporti diplomatici tra Venezia e Inghilterra, perché è un conferimento di un cavalierato a Giacomo Lando, che è andato ambasciatore veneziano a Londra, e anche un privilegio ulteriore, quello di poter aggiungere al suo stemma la bordura rossa con il leone d'Inghilterra, che è quella raffigurata proprio alto. E poi abbiamo delle barche e delle feste. Sì, questa è lo yacht regio con cui due ambasciatori veneziani e il colonnello, Vincenzo Colonnello, il cosmografo della Repubblica, attraversano la Manica per recarsi a Londra. Il colonnello, nella sua raccolta delle immagini di navi, propone anche questa immagine. Questa invece è l'arrivo di ospiti di riguardo a Whitehall in Inghilterra. E le feste date per gli ambasciatori. In particolare questo è un ricevimento con danze che le gentildonne veneziane facevano per ricevere gli ambasciatori in Palazzo Ducale. Questa è una famosa opera di Giacomo Franco sugli abiti dei veneziani, e quindi ricorda anche questo tipo di eventi. Le altre due invece sono meno appariscenti, gli altri due fumetti meno appariscenti dal punto di vista così estetico, ma altrettanto interessanti, perché descrivono perfettamente tutti i trattenimenti fatti per una celebrazione festiva per il Duca di York alla metà del Settecento, una delle maggiori epopee proprio di feste veneziane. Ed ecco, c'è le mude di Fiandra. Le mude di Fiandra sono di Fiandra et Anglia, quindi Fiandra d'Inghilterra, perché una parte del convoglio, una volta arrivato nella Manica, si divideva, una parte andava in Fiandra o a Bruges o a Anversa, a seconda del periodo, e una parte invece si recava in Inghilterra. E questi documenti sono l'incanto delle galee, per esempio, in questo registro, quindi l'asta per il miglior offerente erano tutti i patrizi veneti che prendevano appunto il nolo della galea, e un bellissimo salvacondotto con sigillo in cera del 300, che è proprio salvacondotto per il passaggio delle galee di Fiandra negli anni 70 del 300. Qui indietro invece un registro, il libro mastro di tutta l'attività commerciale di una delle galee di Fiandra negli anni 60 del 400, e poi un interessante documento a margine
diciamo, del commercio con l'Inghilterra, un testamento in cui il testatore, un stranzo, dichiara di dovere dei soldi al re d'Inghilterra perché l'ha frodato durante un affare. E un'altra cosa molto interessante è dedicata ai libri di cucina. Ai libri di cucina. E al commercio in questa bacheca, allora, con i paesi del nord. I paesi del nord, quindi queste sono due liste di carico, polizze di carico, in cui si vede che cosa nello stesso periodo veniva importato da Venezia tramite Zante e poi per l'Inghilterra e cosa veniva esportato dall'Inghilterra. Quindi le merci che da Venezia passavano nei paesi del nord e quelle che tornavano indietro. La bellissima cartografia, la carta dell'isola di Candia ci ricorda che una delle merci più importanti era il vino Malvasia, il vino di Candia, che veniva appunto da queste zone. E anche lo zucchero. Anche lo zucchero, però lo zucchero a queste date, qua siamo nel 600, viene ormai per l'Inghilterra dalle Antille e era tramontato con la scoperta dei viaggi circumafricani e la scoperta dell'America, era passata il periodo dello zucchero orientale. Ed eccoci qua. Questi sono libri di cucina, una collezione marciana molto importante, di libri dal 500 alla fine del 700, sia opere italiane che opere francesi in originale e in traduzione, in cui sono state evidenziate, ritrovate tutte delle ricette all'inglese, quindi quelle che sono caratteristiche o considerate caratteristiche della cucina inglese. Questo è un libro. Questi sono 6-700, questi sono i libri francesi, questi sono i libri 500. E ci sono anche ricette in questi libri? Sì, sono aperti sulle ricette, sono praticamente dei ricettari che danno indicazioni, appunto queste ricette sono aperte su ricette all'inglese. Dunque una bella riscoperta di come si viaggiava, diciamo dal 1200 in poi, anche se i documenti sono più recenti in queste bacheche, e come si cucinava all'epoca. Grazie.